cittadini. Ma l'assessore e il sindaco, nel ringraziarmi, sono andati forse in là delle mie competenze e dei miei meriti, che sono piccolissimi. Io mi onoro da quest'anno, dal 2 marzo di quest'anno, di essere presidente della Società Santa Crocese di Storia Patria, che è stata appunto fondata e che conta un centinaio di associati, tra cui un nucleo anche di giovanissimi. Veramente questo mi riempie di speranza, perché la Società di Storia Patria si è intestata ed è stata quasi da pungolo all'amministrazione, quindi ha fatto la proposta al sindaco, all'assessore, alla giunta tutta, a cui vanno i miei e i nostri ringraziamenti. E quasi concordando anche con l'Unitre, l'Università delle Tre Età, abbiamo cercato di mettere su questa serata per ricordare appunto questo evento, il 70° anniversario dello sbarco anglo-americano. Un tassello doloroso sicuramente, non c'è solamente da commemorare, nulla da festeggiare. Probabilmente per le nostre popolazioni è stato l'inizio della cosiddetta liberazione da un ventennio di regime, ha lasciato nelle nostre contrade una scia di morti, ma non solo tra militari. Dentro Santa Croce quel giorno perirono 14 persone e tant'altre rimasero ferite. E poi, quando onoreremo stasera questi morti, tra un poco, io vi chiederò a tutti di alzarci in piedi quando leggerò la lista dei caduti di quel 10 luglio del 1943. Vi accorgerete che fra i morti c'è stata pure una bimba di appena un anno e tanti adolescenti. Ecco, le guerre non portano mai, non sono foriere di cose belle, sono sempre foriere di sciagure, di morte, di distruzione. E però rappresentano a volte il cambiamento, ecco, un cambiamento. La Seconda Guerra Mondiale, con tutta la scia di morti e di distruzioni, però ha portato nella vecchia Europa, dove si sono insediate nuove democrazie e che sono la storia odierna, del vissuto odierno, tra mille difficoltà, ma non c'è dubbio che la democrazia è un altissimo valore. Allora già il sindaco ha tratteggiato che cosa avvenne alle 2.45 di quel 10 luglio di 70 anni fa. Io devo ringraziare tante persone, perché il merito viene dato a me in qualità di presidente di un'associazione, ma devo veramente ringraziare anzitutto il presidente dell'Unitre, la signora Maria Rosa Vitale, e poi tutto il coro. Non posso ringraziarlo personalmente uno per uno, perché sono tanti, è così vasto. E il maestro che dirige il coro, il signor Paolo Nativo, che si è messo a disposizione, a cui vanno i nostri ringraziamenti e la nostra gratitudine. E devo ringraziare anche il gruppo 10 luglio, perché in seno alla nostra società si è formato un gruppo di persone, e io vi leggerò queste persone, che a vario titolo insomma si sono prodigate per la riuscita della serata. Anzitutto il professore Aquila e Silvio Rizzo, che hanno curato quella mostra fotografica che vedete lì esposta nei pannelli che sono stati approntati qui in Piazza Faro, e poi la signora Cucito Lucia, il signor Di Stefano Guglielmo, che assieme a Toni Basile, a cui va il nostro ringraziamento, hanno messo su quel filmato, che è particolare. Io ho avuto modo di vederne un'anteprima, anche se non tutto, è particolare perché tratta dello sbarco in Sicilia delle truppe anglo-americane
E loro sono andati ad intervistare dei nostri concittadini ottuagenari che erano adolescenti, che erano ragazzi in quel 10 luglio di 70 anni fa e che ricordano nitidamente alcuni aspetti, alcuni tragici momenti che la nostra comunità visse quel giorno di 70 anni fa. E quindi questo filmato è, diciamo, intervallato da queste interviste, da questi momenti. E continuo con i ringraziamenti per il gruppo 10 luglio, la dottoressa Fiorilla Salvina, il signor Fontana Carmelo, Emmolo Rosa Maria, Giardina Tullia, Iozia Maria Teresa, Pernice Cristina, Portelli Lucia, e gli altri, Vitale Maria Rosa, Toni Basile e Silvio Rizzo, che ho già avuto modo di ringraziare. Un altro ringraziamento va al signor Gianfranco Ciriacono, il quale ci ha messo a disposizione delle magnifiche foto che sono state lì esposte sui pannelli e che ci ha dato modo di poter completare la serata. Io tra un momento onorerò assieme a tutti voi i morti santacrocesi di 70 anni fa. Chiamo sul palco un nostro giovanissimo socio che ha il compito di suonare il silenzio d'ordinanza, per cui tutti staremo per un minuto in perfetto silenzio durante il